Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zemp89. Devo ammettere che Serious Sam Double D non è che mi ha fatto poi così impazzire, Ma è Dio in paragone a Serious Sam The Random Encounter. No, perché quel gioco è il brutto del brutto, è veramente un indie di merda a tutti gli effetti. Quel gioco puzza. Madonna ragazzi, quel gioco è proprio un frutto di culo. Messo insieme col marchio di Serious Sam soltanto con la pretesa di vendere, perché altrimenti nessuno con un cervello funzionante cagherebbe neppure di striscio un gioco di quel calibro. Fa cagare, madonna! Iniziamo al gioco, vi faccio vedere com'è, perché dai, sì, voglio sovrascrivere il salvataggio precedente. Inizia con questa bellissima introduzione che mi ricorda i giochi di oltre un decennio fa, ma lasciamo perdere perché non è quello il punto di questa recensione. Saltiamo e non ce ne frega un cazzo. Allora, inizi così. Cioè, il gioco è impostato in questo modo, no? Uno magari scaricando, acquistando questo gioco, viene illuso. Dice, cazzo, magari è un gioco sparatutto. No, è un gioco... In che genere ricade questo genere di giochi? Strategia a turni, mi sembra, perché... No, non è a turni, perché il nemico... Insomma, ve lo spiego a parole mie. I nemici appaiono ogni tanto e scorrono, e tu devi selezionare l'arma che intendi usare e poi sparargli. Cioè, spara da solo, tu puoi soltanto muovere, Serious Sam. È un po' come Pokémon, no? Tu cammini in giro, ogni tanto lo schermo ti porta sul campo di battaglia. Poi sei qui, hai a disposizione delle scelte: fight, combatti, scambia arma oppure utilizza oggetto, no? Perché puoi anche usare potenziamenti e via discorrendo, come armatura, salute, danno serio e altro. All'inizio ovviamente non hai una sega, hai soltanto le pistoline, quindi... No, adesso in realtà ho trovato un fucile singolo, quindi utilizziamo lo shotgun. E qui possiamo modificare il raggio di fuoco, quindi io lo metto così al massimo proprio e premo invio. E fa tutto da solo praticamente. Cioè io devo soltanto spostarlo, posso giocare con una mano, perché tanto Serious Sam lo posso spostare in su o giù con le freccette. E anche avanti e indietro, mi sembra, sì. Combattiamo con lo shotgun, vedi, posso andare su giù, vabbè, questa è la prima battaglia, una cazzatina. Poi dopo, nel corso dell'avventura, si trovano anche altri personaggi di Serious Sam, come il Niga con l'afro, no? Hai bisogno di una mano a prendere in calci in culo i mostri? Sì, perché no? Due combattenti sono sempre meglio di uno, no? Quindi, Serious Sam che risponde, no, non ho bisogno di una mano, però se vuoi unirti a me va bene. Ho trovato un minigun! Bene, ho trovato il minigun, possiamo procedere. Poi c'è la scatola laggiù, vedete ragazzi, questo quadrato marrone. Ecco, mi hanno interrotto, vedete. Già le cose cominciano a diventare movimentate, come vedete. Ci sono i beheaded rocketeer, quelli decapitati che sparano i razzi. Poi gli gnarla, che non sono neppure del resto del colore corretto. Cioè, fatta a cazzo, però vabbè, sorvoliamo su questi dettagli. A questo punto, visto che posso assegnare i comandi a turni, prima decido Serious Sam che arma usare, quindi facciamo fucile, raggio al massimo, invio, poi il Niga usa il minigun, spariamo col minigun. Ah, giusto ragazzi, è possibile anche spostare la direzione del fuoco, cioè in questo caso, ma anche nel centro, magari un po' più in giù, visto che c'è lui col fucile, uno preme invio, e poi dopo il gioco spara da solo e tu devi soltanto, ecco, spostare per evitare poi questi colpi. Vedete, mi hanno lanciato quelle sfere, quelle ovviamente vanno evitate. Aspetta, ok, questo facciamoli mirare un po' più in su, magari così. Vabbè, per ora niente di speciale, ce la sto facendo senza problemi. E zilezzi, uppelle, volevi, non ce la farai mai a colpirmi. Vediamo, siamo all'arco della mira, madonna. E abbiamo vinto. Come vedete in basso a destra sono indicate le barre di salute quando arrivano a zero. Crepi, muori, vai 6 piedi sottoterra. Ah, anche un lanciarazzi. Generoso, quella cassa. Ah no. È giunto il momento. Ah no, un altro combattimento prima del boss. Per ora solite cose: mitragliatrice, minigun e fucile. Questi sono nemici. No, anzi, c'è un toro laggiù. Zio, c'è il toro. Quei bastardi sono abbastanza resistenti. È meglio, a volte è meglio scansarli, perché una volta che arrivano al bordo dello schermo scompaiono, per cui a volte non vale il rischio, diciamo.
Come stavo dicendo prima, siamo arrivati al primo boss che è il Highlander. Avrete presente la serie Sam HD, il mostro quello alto arancione con quattro braccia? Eccolo qua. Bla bla bla, affrontiamo. Ah, ha trovato l'armatura. Vabbè. Ti faccio un culo, madonna, ragazzi, come un cantiere navale, dai. Allora, come vedete c'è la boss meter in alto a destra, la vita del boss. Cerchiamo di non fare figuracce. Cerchiamo di non fare figuracce perché io arrivo sicuro di me. Poi magari. Ma usiamo il lanciarazzi, dai. Vedete, cambia l'arco di fuoco, ovviamente, più ampio. Proviamo, dai. Cambia l'arma, sudicio. Muoviti. No, 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 le palle no, le palle no. Detto così lo so che è brutto, ma le palle no. Allora, fight, shotgun. Sì, però è forte. Io non so se mi conviene usare un item. Non c'ho una sega, c'ho l'armor. Vabbè, usiamo l'armor, cioè. Aumenta l'armatura un attimino, ma. No, 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 sei lezzo. Aspetta, aspetta, aspetta. Meglio minigun. Serious Sam usa il minigun. E quest'altro lancia razzi. Non morire, dai, su, ti prego. No, 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 il kamikaze, brutto figlio di. Madonna, ragazzi. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Lanciarazzi è forte, però spara soltanto una volta in un turno, quindi. Dai, su. Ce l'ho fatta! Serious victory! Il primo boss è andato a fanculo. Madonna, che esplosione che fa quando muore. Armatura più 40, bla bla bla. Niente, la prima sezione del gioco si conclude così. Adesso, per dire, a differenza di prima, l'unico mio compito in più è trovare quella fottuta chiave. O meglio dire, non trovare, perché è lì davanti al naso. Più che altro devo raggiungerla e raccoglierla. Ecco, poi ovviamente si attivano sempre questi combattimenti. E il bello è che ogni volta diventano sempre più complicati, con nemici sempre più forti. Prendiamola, raccogliamo questa chiave. Dai, dai, di nuovo, riborda. Tori, madonna, i tori. Cerchiamo di raggiungere la scatola. Kamikaze bait. Evoca 100 kamikaze, cazzo. Ma che cazzo serve un oggetto del genere? Se voglio morire lo attivo. Bomba seria! Sì, perché anche in Serious Sam The Random Encounter esiste la bomba seria. Praticamente danneggia tutti i nemici. Non so se mi conviene utilizzarla adesso, ma no. Voglio usarla per il boss, perché non sono ancora così stupido. Ci siamo arrivati a questo boss che sembra essere il biomeccanoide maggiore, quello rosso che spara i razzi nel Serious Sam, quello vero, tra virgolette. Anzi, senza virgolette, perché questo Serious Sam non è un Serious Sam, cioè. Come avrete capito, questo gioco non è Serious Sam, è un altro gioco intitolato Serious Sam, The Random Encounter. Ma di Serious Sam ha solo le armi e i personaggi, ma lo stile non c'entra proprio una madonna, un rosario, niente c'entra col vero, con quello che rappresenta Serious Sam, un FPS. È un gioco così cagato per fare un po' di soldini col nome, col marchio di Serious Sam. Ma cazzo, non sporcatevi il nome in questo modo, dico. Non c'è bisogno di far così. Anzi sì, c'è bisogno, che altrimenti non viene una sega. Quindi diciamo che alla fine del salmo il bisogno c'è di schiaffare il titolo Serious Sam, gne 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 gne, perché se non lo chiamo Serious Sam non mi caghi, e quindi sono costretto a. Senti, hai rotto il cazzo, bomba seria, vaffanculo. Dio buono, muori, Dio caro. Oh, madonna, sembrano dei petardini quelli di fine anno che scoppiettano uno dopo l'altro. Madonna, lava golem, ma attenzione, siamo giunti al lava golem. Shit, shit davvero. Guarda, sembra uno stronzo infuocato. Lava golem, cioè, questa caccola dovrebbe presentare un pericolo. Ma senti, fammi il favore, vai. Ti miro proprio nel muso. Sparisci. Oddio, raga. Danno serio. Infliggi il quadruplo di tutti i danni. So che i giochi, quando sono generosi, non è che sono generosi a caso. Significa che devi usare l'oggetto. Per cui facciamo item Serious Damage. Ma non è che gli sto togliendo troppi danni, eh. Ma sinceramente, sì! Serious Sam è già morto? Game over? Che cazzo? Ma ha ucciso in due colpi? Come cazzo è possibile? Ma quanti stronzi ha cacato? Sembrano i cheese flips, quelle patatine là, quella al formaggio lì che mangi alla Lidl. Sì, ho fame. Item, serious damage, cioè, che cazzo devo fare? Oh, ecco, ora si è attivato, guarda come scende la vita. Mori, vedi, l'ho ucciso in meno di 10 secondi.
E abbiamo trovato il nostro terzo compagno di viaggio. Ok, qui, vedete, io posso scegliere dove dovrebbe, dovrebbe andare il colpo. Solo che quando io premo qua, non va là. Cioè, va dopo, quindi devi calcolare un po' la distanza, il tempo. Laser, già, madonna, sto sbloccando a fuoco tutte le armi del gioco. Ho già trovato lanciarazzi, fucile, laser, combattimenti anche sott'acqua. Madonna, dai, no, no, non farmi frizzino, dai. Non farmi frizzino, dai, no. Cattivo, dai. Ok. Usciamo dalla fogna. Madonna. Cioè, due passi in croce ti ferma il gioco, un altro combattimento. Il laser, diciamo che non fa molti danni, però rallenta e respinge i nemici. Madonna, 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 ragazzi. Ah, ancora in piedi, madonna, oh. Tosti, sono spawnati altri. Seguaci. Madonna. Però va bene così, siete partiti in 3 e siete finiti in 20. Dai, su, spezzali via. Ti ho rovinato l'afro? Non mi dispiace. Ancora? Che sono? Sembra un patate col logo di Adolf Hitler. La grafica è quella che è, ma il problema non è quello, è che il gioco è brutto. Madonna, i tori sono resistenti. Madonna, oh. Ecco, è morto il Niga. Praticamente se muore un solo personaggio o due, non è che perdi, perdi soltanto se muoiono tutti dal primo all'ultimo. Questo teletrasporto dove mi porta? Ecco, lassù, mi tocca rifare la strada da capo. Ah, qui me lo ricordo, sì, i ranocchi. Sti ranocchi potrebbero sembrare deboli, ma vi assicuro che rompono i coglioni. Vabbè, sentite, usate le armi che volete. Rocket launcher. No, 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 sono morti tutti, oddio, sono rimasto da solo. Solo Serious Sam. Dai, dai, dai. Però da una parte è più semplice, perché almeno se sposti un solo mino scansi meglio gli ostacoli. Per forza, sei da solo. Soffri. Soffri. E ce l'ho fatta. I compagni che tornano sottomessi, sconfitti. Con le spalle così proprio, madonna. Quella è la posizione che assumono i miei sfidanti quando li batto a Serious Sam, proprio così. Dammi la sca... Oddio, il masso. Il masso, proprio come nell'avventura di Serious Sam The First Encounter. Dai, dai, su. Scansati. Qua dentro cosa c'è? Il fucile da cecchino. Secondo me fa cagare. Proviamo a utilizzarlo, vediamo un po'. Dai, scambia arma. Ha ucciso quelli nel raggio di fuoco, ma niente di che, boh. Ah, ma poi è bello che spara solo una volta per turno. Ho capito che è lento, però, cazzo. Cioè, sto gioco palloso, sempre la stessa cosa ripetuta. Ma non la stessa cosa, nel senso, perché anche i Serious Sam normali spesso ci sono gli stessi mostri, per carità. Ma qui è sempre la stessa cosa noiosa. Se te prendi un nome di un FPS e fai a creare un gioco che poi non è un FPS... È facile che la gente poi storcia il naso, ma per forza, se poi è pure noioso, brutto, ha maggior ragione. Io sono arrivato fin qui l'ultima volta, perché è impossibile. Poi ci sono questi jump pad che fa, non so, lo fa schizzare via come uno stronzo di gomma, guardate. Vedi. Ma non morire magari, sempre il solito muore, sempre quello al centro muore. Non è più esposto ai colpi, per forza che schianta per primo. Dai, no. Ma quante cazzo di sfere mi lanciano? No, no, merda. No, 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 merda, merda. Aspetta, cambiamo arma. No, non ce l'ho fa. Che palle. Aia, 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 item. Ora mi guarisco, ecco, mi sono guarito. Non posso usare la minigun? Come, solo gli altri ce l'hanno? Che pezzi di merda. No. Senti, proviamo il cecchino, vediamo se è forte. Ah, no, è forte, l'ho ucciso, attenzione. 3... Dai, no. No, 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 non avrei mio cucino. Ce l'ho fatta per un pizzico di vita. Sono pro, basta, zitti tutti. Devo andare laggiù a raggiungere il... Madonna. Ma oddio, ma quanti cazzo di tori ci sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oddio, buono. Devo scansarli tu. Ecco, per forza, è morto subito. C'è una mandria, addio, buono. No. Ce l'ho ancora una bomba seria per caso. No, ci sono Serious Speed, Kamikaze. Non c'è una sega.
posso solo combattere, che posso fare? Fight, laser, dai, 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 Ed, ecco, ecco, neanche il tempo a curarsi che era già rimorto. Madonna, ragazzi, game over. Come cazzo, ma qua sembra un albero di Natale. Aspetta, prendiamo il secondo ciuccino qua giù, ecco, di nuovo, di nuovo, di nuovo. Ha un riquadro dalla chiave, mi interrompe, ma no. Dai, ma come fa uno a scansare? Sembra quel gioco l'impossibile delle navicelle che devi scansare 3600 sfere insieme. Aspetta, no, laser no, che fa pochi danni. Ma il minigun non ce l'ho neppure, quindi non ho scelta. Devo per forza usare quella schifezza lì. Ora muoio, ora muoio. Ora muoio, no, ora muoio, madonna. Aspetta, ho perso? Ecco, game over. No, merda, è morto il negro, è morto il negro, no, madonna, no, dai, sniper magico, ti prego, ce l'ho fatta, dai, su, madonna, sott'acqua di nuovo, madonna, ragazzi, lezzi, no, scansali, no, ragazzi, non puoi andare più giù di un tot, fa incazzare, cioè, anche se sei bravo, non ce la fai. Oddio! Tutti questi mostri con gli scheletri, poi i tori, questi contro questo. Immaginatevi se fosse così facile immaginare l'esito dei giochi d'azzardo. Sarebbe veramente facile fare i soldi. Negro muore sempre. Il negro muore sempre, non c'è verso, muore sempre perché sta al centro. Oh, dammi la chiave, ha rotto i coglioni. Ha rotto i coglioni in questi mostri. Ne ho appena sconfitto uno di ondate uguale a questa. Uguale, copia e incolla. Sì, indovina chi è morto, di nuovo, indovina. No, no, ora muore, non sono morti tutti, senza discriminazione stavolta. Game over, no, senti, impossibile, sto gioco fa incazzare. Io ero arrivato a quello stronzo, il tentacolo lì in fondo alla stanza, però lì è ancora più difficile. Cioè, impossibile proprio. Oh. Perché è sparito il boss? Che cazzo è successo? No. No, no, questo gioco è buggato. Cioè, lì... il tentacolo è sparito, io dovevo affrontarlo come boss, che era pure quasi impossibile. Arrivo lì, sconfiggo dei nemici un po' prima e il boss non appare più. E posso andare avanti. Cannone. Ho trovato il cannone. Oddio. Dai, la cannonata ci vuole. Modo. Madonna, oddio, ce l'ho fatta. Il cannone è forte, però perdi un turno a caricare il colpo, quindi boh, sarà bilanciato così. Dai, no, il frizzino no, non me lo fa frizzino. Oddio, ce l'ho fatta, zitti tutti. L'exit là, io sono qui. Dai, voglio arrivare all'exit. Io sono semplicemente curioso di quello che accade alla fine. Due biomecanoidi giganti, sì, ce l'ho fatta, spero che siano morti entrambi però. Dai, no, no, Nero, non abbandonarci proprio ora che ci servi. Dai, l'exit è lì. Oddio, ci sono arrivato. Oddio, ce l'ho fatta. Ok, 4 su 4, apparso il boss. Andiamo. Final boss. Oddio, ce l'ho zoccolo proprio. Oddio, buono. Dov'è? Come faccio a sparargli se ne... boh, minigun facciamo, minigun, cannone, cioè io non vedo un cazzo. Si è... oddio, quanta vita ha. No, ecco, lo sapevo, ovviamente ci sono... ci sono i seguaci. Ma è forte, quanto cazzo di vita ha. Usiamo il danno serio, che se no, quando cazzo lo uso. Madonna, l'ho mancata la cannonata, madonna. Oh, merda. No, merda, sono morto. Forse mi conviene usare l'ora serious damage. Oddio, gli ho scalato un sacco di vita subito. Oddio, forse ce la faccio. Sono i tori rompono, ah! Madonna, no. Ancora morto di nuovo. No, game over, no, da capo la stanza è pallosa.
Allora, no, comunque quello era il boss finale, credo. Oddio, si è buggato? Mi dà di nuovo il game over, in ripetizione, in catena. Perché? Ho capito game over, ma non posso... Questo gioco noioso, ripetitivo, buggato, brutto, corto. È di Serious Sam. Non ha niente! Allora, volete un'opinione sincera? Questo gioco non merita il vostro tempo, detto francamente. Se voi siete indecisi, no? Ma costa solo 1 euro, ha poche pretese, no? Zeb quasi quasi, no? 1,50 euro. No! Non merita di stare nella vostra libreria di Steam. È sporcizia, tanfa, proprio sporca l'elenco dei giochi. Lasciate perdere, è un gioco che aprite e chiudete in un giorno. Non so se vi sono reso bene, vi ho reso bene il quadro della situazione. È un gioco che ti apri, lo vedi, lo annusi, senti il puzzo e lo chiudi. Perché è come quando apri un bidone, la pattumiera, quando la apri in cucina, c'è il puzzo che emane, no? Da rifiuti misti, organici, lo richiudi, no? Stesso concetto, sto gioco. Una volta annusato, basta. Fa schifo. E ci vediamo al prossimo video, alla prossima recensione.